siete veramente dei supereroi, eh? Tutti, anche quei musici là in fondo, quei musicanti lassù, che hanno fatto miracoli. Bravi. Siamo nel 2023 però adesso, siamo arrivati ai giorni nostri, perché per trovare dei supereroi bisogna arrivare appunto dopo il 2000 circa, una roba così. Ecco, il testo descrive la rappresentazione di due persone come supereroi, che hanno deciso di affrontare le sfide della vita insieme e di superare le ferite interiori. Il cantante, con la sua canzone, vuole sollevare il tema della salute mentale e far comprendere l'importanza di accettarsi, volersi bene. Cioè, salute mentale? Va bene. Essere forti... Scusate. Essere forti non è una scelta obbligata, ma chiedere aiuto è una decisione che solo noi possiamo prendere. La canzone è un invito a tutti noi a guardarsi dentro e non avere paura di chiedere aiuto. La salute mentale è importante quanto quella fisica e dobbiamo essere pronti ad affrontare i nostri problemi e a lavorare su di essi per poter raggiungere la pace interiore e la serenità. Il brano è una testimonianza della forza e del coraggio che possiamo trovare in noi stessi. Siamo tutti supereroi quando scegliamo di lavorare su noi stessi e di crescere. Parole sarte, nel senso che uno se le deve cucire e poi si fa il suo mantello da supereroe. Insomma, ecco. Supereroi. Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare, solo restando l'uno accanto all'altro.